fermiamo perché è già pronto il nostro prossimo ospite. Parliamo di sicurezza in spiaggia, di una valutazione dell'indice di sicurezza balneare, in particolare del litorale tirrenico lucano, e di uno studio innovativo che ha visto la Società Nazionale di Salvamento e l'Università degli Studi della Basilicata cooperare e rivelare l'importanza anche del dissesto idrogeologico nella valutazione della sicurezza balneare. Noi ci colleghiamo con molto piacere con il professore Michele Greco, professore di meccanica dei fluidi della scuola di ingegneria dell'Unibas. Lo salutiamo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ecco, professore, che cosa avete fatto e dove ci porta, in quale direzione questo studio? Perché è così importante? Questo studio è così importante perché è mirato a dare un'informazione corretta ai fruitori delle nostre spiagge, delle nostre coste, dei nostri mari, di quelle che sono le condizioni di sicurezza della balneazione stessa. Sicurezza intesa non in termini di qualità delle acque costiere, ma in termini di qualità delle acque costiere e dei servizi a tutela dell'incolumità del bagnante. Si pensi al fatto che lo studio che noi abbiamo fatto, questo sia sulla costa tirrenica sia sulla costa ionica, è uno studio che va a integrare la disponibilità di servizi di assistenza, defibrillatore, la presenza dei bagnini, una idonea adeguata segnalazione, quindi cartellonistica, così come altri service, rispetto alla qualità che dobbiamo dire, almeno per le coste sia ionica che tirrenica della nostra Basilicata, è quasi eccellente, se non proprio eccellente, compendia quella che è una giusta fruibilità dei nostri specchi d'acqua. Importante. E voi terrete ovviamente nei prossimi mesi un momento per restituire pubblicamente le conclusioni di questo studio? Noi sì, lo faremo, deve essere sincero, in più momenti, anche per il carattere, come lei diceva, innovativo, perché questa è una prima applicazione e l'originalità del nostro studio congiunto tra la Società Nazionale di Salvamento, l'Università, in particolare la Scuola di Ingegneria e il Gruppo di Idraulica Marittima, sta nell'aver coniugato, diciamo, parametri di qualità ambientale, come appunto la qualità delle acque di balneazione, a quelli che sono gli scenari di rischio che non sono rischio a mare, ma rischio a terra, se me lo fa passare. Il caso della costa tirrenica di Maratea è conciliare la possibilità, la fruibilità dello specchio d'acqua al di sotto di un costone o di costoni che sono a elevato rischio di crollo e di frana, che chiaramente, sebbene la qualità, idoneità alla balneazione sia elevata, ma evidentemente ne limita in qualche modo la fruibilità ai vari utenti. Quindi ci saranno momenti di presentazione sia in occasione di incontri con associazioni di categoria, con l'ordine dei geologi, anche con l'ordine dei giornalisti. Avremo in giugno, alla fine di giugno, in Matera, il convegno nazionale del gruppo nazionale di ricerca per le aree costiere, dove sarà un ulteriore momento in cui questi risultati e questa metodologia verranno presentati. Il nostro auspicio è che, siccome siamo i primi, che se ne possa cogliere l'occasione per diventare, come si suol dire tecnicamente, capofila di un progetto che interessi l'intero sistema paese, chiaramente coniugando le varie professionalità e le varie realtà territoriali. Questo è importante parlarne anche per far conoscere poi questo mondo con i vari livelli di sicurezza che spesso magari si sottovalutano, si ignorano, ed è giusto anche organizzare poi momenti conoscitivi di questo tipo. Mi fa piacere, se posso, sottolineare due aspetti. Che questi risultati escono fuori da delle tesi di laurea di nostri giovani studenti, certo, universitari. È un traguardo doppio, perché oltre al tema della ricerca, secondo me c'è anche il tema di una buona formazione e di una formazione applicata, e questo onestamente credo sia una cosa rilevantissima. E l'altra cosa è che si prosegue su questa strada, perché ad esempio il bollino blu che viene dato dalla bandiera blu piuttosto che dalla bandiera verde nel caso dei pediatri, probabilmente va e deve essere integrata con studi e supporti tecnico-scientifici, come secondo me sono questi che stiamo promuovendo, e quindi ancora un valore in più
alla fruibilità in tranquillità. Faccio sempre un esempio, le chiedo scusa se le rubo No, 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 qualche minuto. assolutamente, prego. E dell'importanza anche del fatto che l'università, anche non solo nelle funzioni di ricerca, ma anche della terza missione, si accompagni con società come quella della Società Nazionale di Salvamento, storica Certo. tra l'altro. Noi facciamo un errore, diciamo, banale. Per noi i bagnini, tutto sommato, sono quelli che ci accompagnano sulla nostra spiaggia, sulla battigia, magari a cui rivolgersi per avere delle informazioni per la fruibilità, diciamo, dello stabilimento. Ma ci sfugge che loro sono le persone a cui noi affidiamo la nostra incolumità a mare, cioè sono dei primi operatori di protezione civile che hanno la responsabilità della Certo. nostra incolumità. E non è da poco questo. È importante, è Quindi, importante. quindi significa anche aumentare la qualità di questa performance, ma soprattutto la sensibilità dei cittadini a comprendere questi ruoli e queste funzioni in maniera diversa. Assolutamente, anche perché sono tanti coloro che beneficiano durante il periodo estivo del mare e sono pochi quelli che ci rinunciano, ecco, questo possiamo dirlo come altro dato certo. Grazie professore per il suo intervento, La torneremo a... ricaduta è l'ultima battuta, la ricaduta è anche evidentemente sul comparto turistico, perché questo è un ulteriore elemento di indice di qualità Sì, della fruibilità spesso delle nostre lo ricordiamo, sì, assolutamente. Grazie, buona giornata a lei e a prestissimo. spiagge. Grazie, buona giornata a voi tutti.